In alcune moto, la sostituzione agevole delle candele prevede lo smontaggio del serbatoio del carburante. Prima di staccarlo dal telaio, è necessario togliere il carburante dal serbatoio usando un tubicino in gomma oppure l'apposito strumento a depressione. La rimozione del serbatoio di una moto richiede una particolare cautela per le possibili fuoriuscite di carburante residuo. È pertanto necessario prestare massima attenzione durante questa operazione. Dopo aver rimosso le parti in plastica e le parti di carena necessarie a poter smontare il serbatoio, si deve procedere a togliere anche la sella. Si può ora staccare il tubo di mandata del carburante che collega il serbatoio stesso al sistema di alimentazione della motocicletta. Il serbatoio è a questo punto libero di essere asportato. Bene, ora si può lavorare liberamente sulle candele. La pipetta va estratta senza tirare il cavo elettrico. Successivamente, con l'apposita chiave inserita nella sede, è possibile svitare la candela. Prima della sostituzione, è buona regola controllare l'elettrodo per capire se la carburazione è corretta. Deve essere di colore nocciola. Se è troppo chiaro, significa che la percentuale di aria è superiore alla norma. Se è troppo scuro, che nella camera di scoppio arriva una percentuale troppo alta di carburante. Ora si può montare la candela nuova, prestando attenzione a non rovinare il filetto sulla testata del motore. Per montare la candela è importante utilizzare sempre l'apposita chiave, serrando senza imprimere troppa forza. Si consiglia di spruzzare un po' di spray antiossidante nella pipetta per assicurare il miglior contatto elettrico possibile. Si può così rimontare il serbatoio facendo particolare attenzione al corretto collegamento del tubo di mandata del carburante. Le ultime parti da ripristinare sono la sella e le plastiche rimosse in precedenza.